Nella serata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato in flagranza di reato in due operazioni diverse quattro persone tra i comuni di Polla e San Pietro Altanagro. A Polla i militari della locale stazione hanno tratto in arresto tre ragazzi del luogo, tutti giovanissimi, trovati intenti a portare via da un'abitazione degli oggetti. I malviventi infatti avevano già caricato su un motocarro una cucina a gas, pentolame ed una macchina da cucire, approfittando dell'assenza dell'anziana proprietaria. I movimenti sospetti dei giovani hanno però attirato l'attenzione di una pattuglia in servizio di perlustrazione, che ha quindi subito bloccato i tre restituendo la merce alla legittima proprietaria. I tre arrestati hanno passato la notte presso la camera di sicurezza della compagnia di Sala Consilina, per poi essere giudicati presso il tribunale di Lagonegro. A San Pietro Altanagro invece a finire in manette è stato un cittadino rumeno che dopo aver rubato una Fiat Multipla nella fuga per l'alta velocità e per lo stato di ebbrezza ha impattato contro un palo del gas. Bloccato dai militari del nucleo operativo e radiomobile dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in attesa di essere sentito dall'autorità giudiziaria di Lagonegro, ha trascorso la notte presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.